Daniela Campione, Laboratorio delle Politiche Sociali di Mizzica, si pone oggi il problema della terapia e dell'assistenza per i disabili gravi che al compimento del 18° anno di età, che finora sono stati assistiti magari in età pediatrica dalla Fondazione Mongeri, al compimento non ricevono più questa assistenza, vengono dimessi perché di fatto il nostro servizio di assistenza appunto, non lo prevede. Vero è che si possono recare presso altri centri del circondario per riceverle, ma per molte di queste persone, per i nuclei familiari, significa anche non poterli accompagnare materialmente e quindi queste persone non riceveranno cure. Sì, infatti è questo, è proprio noi stiamo difendendo, cerchiamo di sollecitare quanti, come il sindaco, i deputati, hanno la responsabilità morale, etica e politica di risolvere un'annosa questione che riguarda soprattutto le cure riabilitative. Oggi dobbiamo essere grati intanto alla Fondazione Mongeri per il fatto che eroga questo servizio e oltre 100 bambini in questo momento vengono curati con servizi d'eccellenza. Però ricordiamo una cosa, che al 18° anno, per convenzione, occorre appunto un procedimento di dimissione e quindi un disabile gravissimo anche, come è capitato, e avviene pure che venga dimesso. Questo non è tollerabile, anche perché quest'estate a luglio con il nostro deputato Mangiacavallo, l'associazione Crescere Insieme, siamo andati a sollecitare l'assessore regionale e ci aveva garantito che questo è un problema facilmente risolvibile, perché è facilmente risolvibile. E voglio citare le sue parole: occorre difendere con le unghie e con i denti quello che di buono c'è nel nostro territorio, e la Fondazione Mongeri la poniamo tra queste. Pertanto, da un lato il diritto alla salute, ma non tralasciamo anche il peso economico che le famiglie devono affrontare per portare i ragazzi in altri centri, con un carico che grava appunto sulla nostra comunità. E il rimborso spese carburanti ad oggi è sempre un problema, continua ad esserlo, perché alcune famiglie sono rimaste negli altri centri, visto che i ragazzi sono grandi e temono le dimissioni, altri adesso vengono dimessi, quindi il problema si risolverebbe, ma con molta facilità, con una soluzione che è quasi immediata, quasi ovvia. Manca chi se ne fa carico, chi se ne assume, chi fa da guida, chi se ne assume appunto questo, che si assume questa, come dire, che attenziona questa situazione e la porta avanti nelle sedi apposite. Pertanto, del nostro laboratorio abbiamo appunto voluto sollecitare in tal senso e vogliamo essere da stimolo in tal senso affinché si risolva questa questione, che non solo dal punto di vista sanitario, economico abbiamo visto, ma anche sociale. Molti di questi ragazzi, infatti, non avendo un centro diurno, hanno un'occasione proprio per uscire fuori da casa, integrarsi, relazionarsi e svolgere non solo le terapie, anche un momento di grande e importante socializzazione. Lei con la sua associazione Crescere Insieme da anni vi battete anche per la costituzione di questo centro diurno. Al momento qual è la situazione e quali sono le risposte che avete ottenuto? Sì, il silenzio, un silenzio assordante, ma già da tempo noi anche nel laboratorio di Mizzica, credo sia stato il primo intervento, abbiamo voluto sottolineare un silenzio assordante, anche perché non è vero che non ci sono i soldi ci sono stati anche rimpinguati con i vari piani di zona, manca l'espletamento di un bando. E sembra così anche questo, così ovvio, invece immaginate gestire un ragazzino o un ragazzo disabile dopo il compimento del 18° anno di età, quindi quando non ha più nemmeno il diritto scolastico, cosa vuol dire? Vuol dire tenerlo a casa, vuol dire spesso tenerlo isolato, vuol dire spesso non poterlo far uscire, non farlo socializzare in nessun modo. Non trovo altre parole per definirlo, se non una vera e propria violenza.